Ultimamente siamo agli statunitensi studio Marco Gullà. È iniziata con i ritmi giusti la preparazione del Palermo in quel di Malles in Val Venosta. Rossanero che vanno avanti a ritmo di doppie sedute. I rosa stanno iniziando a riprendere confidenza con il pallone e a capire il nuovo linguaggio di Giuseppe Sannino. Il tecnico rosa ha già fatto capire di che pasta è fatto. In campo si lavora e basta. Il clima ottimale rende comunque meno pesante la preparazione, che al contrario della scorsa stagione, quando l'allenatore era Stefano Pioli, sembra molto più intensa e laboriosa. In tanti stanno iniziando il percorso di recupero, tra questi c'è anche Fabrizio Micoli, tra i più attivi durante le sedute d'allenamento di ieri. Oggi altra doppia seduta, giovedì prima amichevole contro una selezione della Val Venosta. È esordito lui in conferenza stampa nella rotazione dei tesserati rosanero. Giuseppe Sannino ha tanta voglia di stupire, sentiamolo. Vorrei una squadra che giocasse da squadra, vuol dire da noi, noi nel senso noi come identità, e dove tutti sappiano cosa devono fare, sapendo che se noi riusciamo a dividere il lavoro, la sofferenza e le forze in ugual misura in tutti i giocatori, credo che si parte da un punto molto molto importante. Balzaretti è un giocatore del Palermo, ci siamo visti, ci siamo lasciati che lui arriverà qui il 30 o il 31 di luglio, e per me Balzaretti è Palermo. Per quello che ci riguarda è tutto ok, l'Inter vorrebbe soldi per il giocatore mentre la Fiorentina lo vorrebbe gratis. Parla così il presidente del Palermo Maurizio Zamparini in merito al futuro di Emiliano Viviano. Probabilmente ci sono anche rapporti non idilliaci tra queste due società che stanno bloccando l'affare. Comunque in giornata chiamerò personalmente Moratti per cercare di sbloccare la situazione. Se sono ottimista per una conclusione positiva, perché non dovrei esserlo? Parla Massimo Dorati, centrocampista del Palermo, che dice: mi piacerebbe riuscire a strappare il cartellino delle 300 presenze in Serie A, me ne mancano solo 34. Passato, non sono un giocatore che vive di rimpianti, so di aver avuto quello che ho meritato, mi sento ancora giovane e voglio davvero dare tanto al Palermo. Per tutte le altre notizie, stadionews.it.